Ciao a tutti, come mancare l'approfondimento? Molte persone mi hanno chiesto di approfondire appunto il video di come mancarli e voglio farlo. Allora, abbiamo detto che c'è un discorso energetico, in prima istanza nel video precedente, che è quello di acquisire la capacità di distaccarsi. La capacità di distaccarsi da un forte imprinting, da una forte comunicazione che non avviene a livello logico-razionale, ma avviene a livello inconscio, a livello inconsapevole, per cui la parte emotiva, la parte inconscia dell'altra persona percepisce che non c'è più un coinvolgimento. E nel momento in cui percepisce che non c'è più un coinvolgimento, quando c'era, senza parlare, non c'è bisogno di fare niente, automaticamente diciamo sentirà un senso di vuoto. E il messaggio che tu mandi all'universo è: non mi manchi. E nel momento in cui questo messaggio arriva all'universo, ti farà capitare delle cose per cui attirerai istantaneamente, direi quasi, ma in modo molto rapido, nuove persone che ti daranno la possibilità di, diciamo, incrementare, se vogliamo, la mancanza ancora di questa persona. Perché tu nei confronti di questa persona? Perché avrai trovato degli antagonisti naturali, che lo manderanno in crisi. E infatti, per incrementare, diciamo, per mancargli ancora di più, devi fare questo, devi destabilizzarlo. Una volta che sei riuscito a sviluppare il distacco dal risultato, e una volta che arriveranno degli antagonisti naturali che ti permetteranno di incrementare, diciamo, il tuo potenziale, devi iniziare a destabilizzare. Destabilizzare cosa vuol dire? Destabilizzare vuol dire che su un piano logico comunque devi gratificare, devi dire le frasi: non ti preoccupare, non ci sono problemi, stai tranquillo o stai tranquillo, va bene, anche al femminile funziona. Poi su un piano analogico però devi farti i cazzi tuoi fondamentalmente, devi vederlo o vederla esattamente soltanto quando non hai nient'altro da fare. E nel momento in cui tu riesci a manifestare questa cosa, è come se mandassi un comando al tuo cervello di sta persona qua, e questa persona qua è inutile nella mia vita, è soltanto un accessorio che serve a poco. E questo viene di nuovo percepito a livello inconscio emotivo dall'altra persona, che non potrà fare a meno di sentire nuovamente, diciamo, un senso di inutilità di se stesso o di se stessa. Per cui automaticamente inizierà a inseguirti. Ecco, in questo modo si invertirà la clessidra. Si invertirà la clessidra, anche se prima non gli interessavi, magicamente inizierai a interessarli. Anche se prima non gli mancavi, automaticamente inizierai a mancarli. È quasi per un atto psicomagico, un qualcosa che avviene a livello energetico e anche a livello comunicativo. Quindi è fondamentale che una volta che hai sviluppato l'arte del distacco dai risultati, questa devi svilupparla concentrandoti sull'amore per te stessa o per te stesso. Questa è la cosa fondamentale. Devi, in questo caso, diciamo, per necessità, ipertrofizzare un po' l'ego. Quindi renderti conto di una cosa importante, che saper domare un desiderio dà più piacere del conquistare l'oggetto di desiderio stesso. Ecco, questa è una forma di gratificazione molto importante, saper domare il desiderio. Nel momento in cui tu riesci a fare questo, vedrai che proverai una scarica di adrenalina, una scarica di piacere che ti porterà a distaccarti dal risultato e avrai trovato una fonte di alimentazione energetica inesauribile. A quel punto lì diventerà tutto automatico, perché ci saranno poi gli antagonisti, ci saranno poi mille situazioni che ti permetteranno di incrementare il tuo potenziale, di fargli sentire ancora di più la mancanza e di coinvolgerlo ancora di più. Tutto questo, ripeto, deve essere innescato da un processo di amore per se stessa. Il processo di amore per se stesso dà l'idea di domare il proprio desiderio, dà un piacere immenso, molto di più della conquista dell'oggetto di desiderio stesso. Per questo video è tutto, ti ricordo due cose. La prima è che se vieni venerdì 17 marzo a Torino alle 20.45 presso l'educatore della provvidenza in corso 3013, faccio un corso su come
far innamorare, su come coinvolgere le persone che ti interessano, farle innamorare profondamente e come sviluppare la felicità in te stesso o in te stessa. Quindi è fondamentale questo, far innamorare e stare bene contemporaneamente. Quindi se sei interessato o interessato a approfondire questo argomento, è venerdì 17 marzo alle 20:45 a Torino presso l'Educatore della Provvidenza. Il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai decidere se tenere dal vivo o via video. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!